Affrontiamo anche oggi un altro dei problemi che devono affrontare i lavoratori quando non percepiscono i loro stipendi, le loro competenze. Fabrizio fa una domanda assolutamente che tutti si pongono. Ricevo il mio stipendio con distanza di mesi, ma il datore di lavoro mi deve dare anche un risarcimento per questo ritardo? Cioè, il fatto di ricevere in ritardo i miei soldi, siano essi gli stipendi normali durante un rapporto di lavoro ancora in corso, ma potrebbero anche essere la liquidazione, il trattamento di fine rapporto quando uno è andato via. Il ritardo deve essere in qualche modo compensato, risarcito meglio? La risposta è sì. La legge prevede esplicitamente, attraverso un articolo del codice di procedura civile, il diritto del lavoratore ad essere compensato automaticamente, senza bisogno di provare danni o cose del genere. Il ritardo determina automaticamente un risarcimento. Cosa però il lavoratore ha diritto ad avere? Ha diritto ad avere due cose: la rivalutazione monetaria, cioè il compenso della perdita di valore della moneta. Se io una somma dovevo percepirla 3 anni fa, con quella somma potevo acquistare una certa cosa. Io oggi devo avere una somma che mi consenta di acquistare la stessa cosa. Per cui una volta il caffè mi poteva costare 80 centesimi, oggi devo avere 1 euro per pagare quello stesso caffè. Quindi la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sulla base del tasso legale fissato a livello governativo una volta all'anno. Detto questo, positivo, perché bene o male io ricevo una somma rivalutata anche con degli interessi. Però bisogna sapere una cosa, che nel corso almeno dagli ultimi 2 anni il tasso di rivalutazione in Italia è praticamente uguale a 0 e gli interessi sono fissati a livello ministeriale in una percentuale infima, direi, lo 0,20%. Certo, non è colpa solo a livello governativo, perché dipende dalle scelte che vengono effettuate dalla Banca Europea, ma attenzione, oggi vuol dire che se abbiamo dei ritardi di qualche mese, il risarcimento di cui Fabrizio avrebbe diritto rischia di essere veramente ridicolo, oserei dire. Questo è un problema generale, perché non avendo un aspetto di sanzione, cioè il datore di lavoro non sapendo che pagare il ritardo non gli costa più di tanto, alla fine preferisce non pagare gli interessi bancari a una banca per avere i soldi magari sul proprio castelletto per pagare le liquidazioni, per pagare gli stipendi, e preferisce ritardare. In buona sostanza i lavoratori finanziano il proprio datore di lavoro, e questo è un problema che c'è. Una volta che però passa il tempo e nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude, ma il lavoratore si chiede: ma rischio di perdere i miei soldi, soldi già guadagnati? Attenzione, il rischio di fronte a un collasso totale, definitivo da parte dell'azienda, purtroppo c'è, nel senso che lo Stato garantisce attraverso un'assicurazione che si chiama fondo di garanzia presso l'INPS il pagamento solo di 2 cose: l'intero trattamento di fine rapporto, cioè quello che una volta era la liquidazione, e almeno in parte gli ultimi 3 mesi non pagati. In parte perché l'INPS non paga tutti i 3 mesi, ma li paga come in misura massimale di cassa integrazione, poco più di 1.000 euro al mese. Per cui alla fine il lavoratore, se ha
corposi arretrati, rischia di avere sì il diritto di percepire i propri soldi, ma di perderli. Allora uno dice: il datore di lavoro non mi paga, ho indietro dei mesi, prendo, vado all'INPS e prendo i soldi. E purtroppo non è così semplice. Non è così semplice perché per chiedere all'INPS occorre fare tutta una procedura, cioè l'INPS chiede che prima di pagare tramite fondo di garanzia il lavoratore faccia tutto ciò che è possibile o quello che potrebbe essere possibile per ottenere il pagamento direttamente dal datore di lavoro. Il che vuol dire che se un'azienda di una certa dimensione bisogna fare la procedura di fallimento, insinuarsi nella procedura di fallimento e alla pubblicazione dello stato passivo si potrà fare la domanda al fondo di garanzia per ottenere il pagamento. Se il datore di lavoro non è sottoposto a fallimento, bisogna fare una procedura individuale di pignoramento e di esecuzione forzata in cui quantomeno il lavoratore tenti di portare a casa i propri soldi. Attenzione, fare queste cose comporta comunque del tempo, diciamolo pure, alcuni mesi. Non è un'operazione che si fa andando direttamente all'INPS e l'INPS eroga la somma. Ma sento già la domanda di Fabrizio. Ma come? Io devo prendere i miei soldi che il datore di lavoro non mi paga e devo andare da un avvocato per fare la procedura di fallimento? Devo andare dal organizzazione sindacale per ottenere quelli che sono i miei diritti? E mi rendo conto, purtroppo è così, cioè in una situazione in cui il debitore non esegue, il mio consiglio è di non aspettare, in qualche modo di reagire sapendo che questo può comportare investire un pochettino per portare a casa i propri soldi. E tante volte agire rapidamente è una garanzia per ottenere i propri diritti. Sì, mi dice, lo immagino, sento già la battuta di Fabrizio, ma se vado all'avvocato mi costa, se vado al sindacato anche il sindacato mi costa. Il consiglio che do è molto semplice. Sia che si vada in un'organizzazione sindacale, a un consulente del lavoro, a un avvocato, a qualsiasi soggetto che possa assistere il lavoratore in una procedura, ad esempio, di domanda al fondo di garanzia dell'INPS, bisogna chiedere, primo, che seriamente, non la pacca sulla spalla, seriamente dica quanto è la possibilità reale di ottenere il risultato, non la possibilità teorica, non i diritti teorici, ma i diritti concretamente, quindi chiaro, l'avvocato non può fare, non è che può tirare percentuali, però dare concretamente un ragionamento di ciò che si può ottenere e ciò che non si può ottenere, e chiedere in un preventivo, sapere quanto effettivamente questa operazione può venirmi a costare. Attenzione, è possibile anche presso gli avvocati che il pagamento venga fatto, ma questo è da concordare, da valutare dall'avvocato, venga fatto anche a percentuale in relazione all'esito della controversia, della procedura che si va a instaurare. Il problema è che esattamente come se uno va dall'idraulico, va dall'elettricista, va dal carrozziere, chiedere un preventivo, andare anche da più avvocati a chiedere un preventivo o più organizzazioni sindacali a chiedere un preventivo, sapere quanto mi costa un'operazione di questo genere. Attenzione, è vero che ottenere i propri soldi a volte può comportare un costo, ma è anche un minimo di dignità personale, cioè sono i miei soldi, sono i miei diritti, prima di rinunciarci quantomeno uno dovrebbe tentare di difendere i propri diritti. Grazie.